Salve a tutti, oggi vi voglio fare una piccola guida sul nuovo aggiornamento per il software della Silhouette. Come sapete, è uscita la versione 4 ed è un po' diversa dalle versioni precedenti, quindi vi faccio una breve panoramica di dove sono le icone e vediamo insieme se c'è qualche novità o diciamo qualche cosa di nuovo hanno inserito nel nuovo aggiornamento. Bene, prima di tutto apriamo il software della Silhouette. E vediamo che già è cambiata la grafica iniziale del software. E ora vediamo se ci sono anche delle novità all'interno del software. Ecco qua il nuovo software. Diciamo che all'apparenza sembra uguale, ma se notiamo abbiamo questo menu qua su che prima non c'era. Lo stesso menu di prima, qui ci sono altre icone. Qui invece hanno messo il colore, la tabella dei colori, vedete? E qui ci sono altre icone, il puntatore, questo è per i modifica punti, queste sono le linee, triangolo, scusate, cerchio, rettangolo, eccetera, penna, testo, gomma, taglierina. Qua abbiamo un'altra barra degli strumenti e questo è impostazione pagina. E qui abbiamo le tre opzioni. Questo è la pagina dove dovremo settare, vedremo la larghezza e l'altezza. Possiamo metterlo sia in altezza che in larghezza. Qui c'è le diverse macchine a seconda di quello che abbiamo noi. Io ora lascio la Cameo. Qui è sempre lo stesso che avevamo anche Scopri, che ci fa vedere il tappetino sotto. Qui c'è la rotazione. Questo serve perché se vogliamo vedere i bordi della pagina oppure i bordi taglio. In questo invece è la griglia, le guide, il righello, i reticoli, il quadrato e isometrico. Io ho il software a pagamento, quindi io vedo anche i righelli, ma in quelli free non credo che ci sia il righello. E qui abbiamo la famosa pagina dei crocini. Vedete, crocini di registro. Qui dobbiamo mettere se abbiamo la Cameo tipo 1 o 2. Io ora faccio off perché non ho niente. E qui è come prima, non è cambiato niente. Abbiamo per invertire i crocini, mettere sotto quello più marcato, in questo invece sopra. E questo è a vostra scelta. Queste finestre si possono trasportare per tutta l'area del lavoro e per chiuderla basta cliccare sulla freccetta. Andiamo nella seconda. La seconda è per il PicScan. Anche qui non è cambiato niente da quella delle versioni precedenti. Qui è per importare l'immagine. Qui ecco l'unica cosa nuova, perché mi sembra di ricordare che questo non c'era nel precedente. Abbiamo le diverse misure di foglio e qui si può mettere in automatico, ma questo è come si fa solitamente quando importiamo una immagine col PicScan, per tagliarla poi col PicScan. Ora chiudiamo. Qui abbiamo anche qui la tabella colori,
la tabella sfumature e la tabella pattern. Vediamo, qui abbiamo lo stile linea, qui sempre col menu a tendina ne troviamo diverse, è come nell'altra, solo che questa era nella barra qua sotto, se vi ricordate. Poi abbiamo il traccia, qui è selezionare l'area traccia, riempimento, contorno, in pratica è quello che ci serve per togliere tutto il resto che noi non vogliamo che venga visualizzato nella nostra area lavoro e poi tagliato. Questo è la traccia colore, è il contagocce per prendere il colore che vogliamo, e questo è la traccia magnetica. Ecco, anche questa non mi ricordavo che fosse nella versione precedente, ma posso sbagliarmi, io non l'ho mai usata, però se qualcuno sa che esisteva anche prima me lo scriva. Poi questo è per gli effetti immagini, quindi l'ombra, il colore, il contrasto, luminosità e saturazione, la gamma, inverti, la seppia, la tinta, scusate, e infine l'ombra sotto. E qui c'è diversi tipi di ombra. Vediamo, qui abbiamo il nostro stile testo, la finestra per il testo, qui c'è i vari font, qui possiamo mettere in grossetto, sottolineato, in corsivo, l'orientamento, la spaziatura e anche la crenatura, è uguale a prima. Questo invece è il trasforma, la finestra trasforma, e c'è l'allineamento, la scala, la rotazione, lo sposta e il taglio orizzontale e verticale, che anche questo non mi ricordo che fosse nelle versioni precedenti, almeno non era in questo modo, ma come ripeto io non ho usato, se qualcuno sa che anche questo esisteva me lo scriva. Poi abbiamo il replicare, ci sono diverse le icone, ma comunque la funzione è sempre la stessa, solo che in questa versione l'hanno messo più accattivante, diciamo che è molto più semplice in questo modo, almeno a parer mio. Qui è ruota le coppie, capovolgi, riempi pagina, le colonne e il duplicare e così via. Qui abbiamo il modificare, quello che salda, sottrai, eccetera. In questo abbiamo l'offset, anche questa è cambiata la grafica, ma è sempre la stessa funzione, sempre uguale alla versione precedente. Questo è la puntinatura, anche questo è uguale all'altra, solo che avevamo la nostra icona qua. Questo è per il rilievo, qui è lama sottile o spessa, riempimento, applica punteggio e linee rilievo per fare l'embossing. Queste sono le due lame per l'acurio, e qui è sempre per l'acurio che ci dice di come posizionare il disegno con i crocini e via, come nell'opzione vecchia. Qui abbiamo l'annidamento, io non l'ho mai usato. Questa è la bossa, qui abbiamo per gli strass, come vi ricordate si può creare anche dei disegni e poi fare i puntini per gli strass, e qui ci sono i livelli, che per me, come ho detto, è molto importante. Come vedete tutte le finestre si spostano, come nel caso del software di Photoshop,
che anche quelle, le finestre si spostano tutte e sono tutte richiudibili. Poi abbiamo quello, infine non meno importante, quello delle, del disegno del negozio e della libreria. Il disegno è quello in cui siamo ora. Se andiamo in negozio, abbiamo il nostro negozio online dove possiamo acquistare i file dello store qua, e infine abbiamo la nostra libreria. Qui è la libreria vecchia, dove ci sono anche i nostri disegni che abbiamo creato, e qui abbiamo il close, che ora non, non ci serve più salvare i file sul computer. Una volta che abbiamo fatto il login, automaticamente tutte le nostre, i nostri file li troviamo qua e non più da questa parte qua. Se volete, dovete salvare solo i file che create voi, perché una volta che formattate non saranno nel cloud. Nel cloud ci saranno solo i file che avete acquistato. E poi infine c'è invia, che in pratica è quello che facevamo in fondo quando dovevamo dare invio alla silhouette. Qui c'è il materiale e qui troviamo tutto il materiale a disposizione. Queste sono, questa è la lama. Vi ricordate, prima nella cameo c'era una slot solo, ora ne abbiamo due, quindi possiamo mettere in una taglia e in una per dire schizzo, e quindi fa taglia e poi scrive. Possiamo fare l'inverso, ma ricordatevi sempre ed esclusivamente la lama automatica va solo nello strumento rosso, non va nello strumento blu, anche perché se vedete qua non c'è, ok? Anche se mettiamo taglia, vedete qua non c'è, c'è solo la lama per tagli profondo o lama normale, ma non c'è l'automatica. Questo è non ritagliare, taglia come nell'altra, solo che è predisposto in maniera diversa, più semplice per me. Qui vi fa vedere come fare per regolare la lama, e qui abbiamo il numero, sia perché possiamo settare sia nella slot rosso che in quello blu diverse pressioni di lama. Qui ci sono i numerini, c'è la velocità, lo spessore, doppio passaggio e doppio passaggio. E qui il foglio di prova, questi sono per settare manualmente, andare avanti, indietro, destra e sinistra, che prima lavavamo sempre sulla nostra destra. Bene, una breve panoramica del nuovo software. Poi vedremo nello specifico qualche lavoro per abituarci comunque a questo nuovo software. Per ora vi saluto, io spero di essere stata di aiuto, vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale o commentate, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!